Falta 50. 200. 230. 250. 300. 320. 350. La battaglia fra Giano e Ada. 360 Giano. 400. 400 Ada. Giano? Mi fermo. 401. 402. 403. Roberto, accetti? No. Siamo proprio lontanissimi. Capisco magari la difficoltà nel piazzarlo, però il valore commerciale del conformatore è decisamente tutt'altro. Quanto vuoi del conformatore? Sui 2008. Ah, però è totalmente fuori mercato per me. Probabilmente, essendo un nuovo cappellaio, sicuramente vuole tenere gli oggetti del mestiere ancora per un bel po'. Ora che ne troverà tanti altri, probabilmente ridimensionerà anche le sue aspettative. Però ha fatto bene a difendere il suo mestiere, è stato bravo. Grazie, Roberto. Grazie. Ciao, 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 ciao. Ragazzi in gamba, vedi che per fortuna ci sono dei giovani quasi coetanei, io sono un po' più grande adesso, mannaggia, però sono comunque un parecchio, parecchio. Non mi piace neanche per te, una generazione, Santi, sì, una generazione. Adè, abituati. Certo che il conformatore è pazzesco, è pazzesco. Non l'ho mai visto, non pensavo neanche esistesse un oggetto del genere. Mercanti, il conformatore forse non starà bene nei vostri negozi, ma sono sicuro che starà bene sulle vostre teste quando verrete a trovarmi nel mio studio per un cappello personalizzato. Oggi abbiamo conosciuto Ivan e la sua amata famiglia di Barba Papà, Massimo e le due sedie da regista, Luigi e la statuina in ceramica, Patrizia e il vaso cinese dell'ex moglie del marito, e infine il cappellaio Roberto con il suo lotto. L'affare migliore l'ha fatto Ivan, che ha lasciato a Roberta per 650 euro la famiglia di Barba Papà, che era stata valutata a 400, guadagnando così 250 euro.